Ciao ragazzi, benvenuti a tutti ufficialmente a quella che ho denominato l'inizio di una nuova stagione alla Botteguccia dei Sigilli. Come avete visto, oggi pomeriggio c'è già stato il promo effettivo nuovo per quanto riguarda la Botteguccia dei Sigilli e il canale. Ovviamente abbiamo una nuova prediretta che ci mostra alcune facce a noi note, insomma, dei simpaticoni, e ho deciso di cominciare questa nuova stagione proprio con diciamo un esempio di quello che secondo me è il taglio nuovo. Non è che lascerò indietro ovviamente tutto quello che è la questione del crimine, dell'esoterismo, eccetera, però andiamo a trattare degli argomenti che secondo me vanno un pochettino più in profondità e sono da definirsi leggermente più densi, anche se tra l'altro in particolare l'argomento di questa sera, la sincronicità, ovvero tutto ciò che riguarda un legame eventuale fra la psiche e la materia, e quindi quello che può essere una vera trama del mondo al di là della materia in cui noi viviamo, è argomento a tutti gli effetti che può essere definito un argomento esoterico, nel senso di ciò che è oltre la conoscenza comune. Ovviamente è estremamente interessante che l'argomento di questa sera venga trattato in particolare basandosi sulla vita e sugli studi, in particolare sull'argomento di due personaggi, innanzitutto teoricamente estremamente diversi l'uno dall'altro in termini di formazione, ma forse filosoficamente neanche così tanto, ma soprattutto due personaggi che, pur essendo partiti da due estremi, insomma, della visione, uno dalla visione della revisione della psicologia junghiana su quello che era il mondo di Freud, quindi stiamo parlando ovviamente di Carl Gustav Jung, e dall'altra parte stiamo parlando di un razionalista, di quello che veniva definito un razionalista fatto e finito, il principe dei razionalisti, Wolfgang Pauli, ovvero una delle personalità che ha contribuito alla creazione degli studi sulla fisica quantistica proprio agli albori, insomma, di questa branca. Ed è incredibile che queste due persone, forse in realtà non lo è così incredibile, che queste due persone siano giunte a voler parlare e a voler capire che cosa può nascondersi fra quella che è la nostra psiche in grado di agire, grazie a quello che diceva Jung, agli archetipi, cioè ai simboli che sono fusi all'interno dell'inconscio collettivo, per poter plasmare o trovare delle corrispondenze di significato all'interno della vita materiale. Ci arriveranno ovviamente in maniera diversa. Jung molto presto, in realtà già all'inizio del 1902, ha incominciato a studiare, insomma, quella che lui ha chiamato la psicopatologia dei cosiddetti fenomeni occulti. Wolfgang Pauli ci arriverà sostanzialmente all'inizio del 1900, degli anni 30, 1930-31, quando subirà una vera e propria crisi mistica, si può dire, si rivolgerà proprio a Jung per andare a fornirgli materiale dei propri sogni e andare a capire, insomma, di che cosa si parla quando si parla di sincronicità e delle cosiddette corrispondenze che erano state lasciate indietro, diciamo, nella storia, erano state lasciate indietro a causa di un periodo di razionalismo estremamente forzato che aveva sostanzialmente eliminato tutti gli studi che non fossero in qualche modo legati allo studio scientifico della materia e delle sue forme. La sincronicità, troverà Jung, la denominerà sostanzialmente quello che è quell'unione di tutti quegli avvenimenti che non hanno semplicemente lo stesso tempo, anzi non hanno lo stesso tempo necessariamente, ma sono uniti dallo stesso senso. In questi termini sono praticamente molto, molto, molto diverse da quelle che noi consideriamo le coincidenze. Io avevo quasi pensato di fare una puntata, insomma, divulgativa sulle coincidenze particolari, ma da coincidenze particolari a coincidenze significative, devo dire che il discorso è molto più ampio e molto più interessante. Che cosa si intende per coincidenza significativa? Jung ha sostanzialmente dato questo termine a tutti quegli strani
accadimenti nella vita reale che hanno una corrispondenza con l'inconscio, quindi con la psiche, che normalmente, soprattutto nel mondo occidentale, vengono considerati avvenimenti che ricadono all'interno del caso, molto semplicemente. Cioè la coincidenza è qualcosa che può essere spiegato in maniera statistica, per quanto difficilmente può essere spiegato in maniera abbastanza soddisfacente, mentre tutto ciò che ricade all'interno della corrispondenza, o meglio della coincidenza significativa, non può essere spiegato se non cerchiamo di far interagire il mondo della psiche con il mondo eventuale della materialità, in questa sorta di incontro anche tra Oriente e Occidente di cui Jung all'interno della psicologia è stato sicuramente divulgatore, ma non il primo, voglio dire, a metterci piede. Vedremo adesso durante questa serata che ci sono diverse persone che ovviamente, come in tutte le scienze, come in tutte le cose, lo hanno aiutato a cercare, a voler appassionarsi a questo tipo di contenuto che potrebbe essere considerato occulto. Abbiamo detto questi due personaggi, Jung e Pauli, adesso andiamo a far vedere, eccolo qua, noi abbiamo Carl Gustav Jung in due foto che io vi propongo, che andrà a sviluppare nel 1952, quindi piuttosto tardi rispetto a quelle che erano state le sue prime intuizioni, un libro estremamente importante e rilevante per la nostra ricerca, che è La sincronicità, eccolo qua, e che rappresenta praticamente tutto ciò che lui considera essere rientrante in quelle coincidenze piene di significato, e che verrà aiutato sostanzialmente anche da Pauli, proveniente invece da un ambiente totalmente razionalista, e addirittura però l'ambiente della fisica quantistica, che vedremo avrà delle corrispondenze abbastanza importanti con quello che è l'intuizione di Jung. Qua abbiamo Wolfgang Pauli, vi faccio vedere insomma un paio di foto, un viso molto molto chiaro, insomma, che rimane nella mente. Poi c'è una foto dei due assieme, dei due, o meglio dei due raffrontati uno di fianco all'altro, che apparentemente, insomma, due maestri in due discipline apparentemente diverse, ma forse probabilmente, anzi non così tanto diverse. Abbiamo detto che il pensiero che ci sia una coincidenza significativa, quindi una differenza rispetto a quelle che noi chiamiamo coincidenze, per intenderci anche quello che è stato spiegato molto bene da una studiosa e psicologa che è stata continuatrice del pensiero di Jung a seguito, insomma, di ciò che sono stati gli studi sulle coincidenze significative, e che abbiamo qua in particolare, io ve la faccio vedere, anzi vediamo così che la vediamo meglio, che è stata Marie-Louise von Franz, è stata una continuatrice del pensiero sulle coincidenze significative, in particolare applicata a quella che è la divinazione. Del resto, Jung aveva tranquillamente improntato il suo lavoro a considerare tutto il mondo della divinazione e dell'ingresso in quello che era la mistica della divinazione, per esempio a partire dagli Qing, così come nei tarocchi, così come nelle rune, tutta una serie di sistemi di divinazione che riguardavano la numerologia, come un sistema per mettersi in comunicazione con quel mondo degli archetipi, cioè con quel mondo di quei simboli dell'inconscio collettivo, che dovrebbero andare a determinare la capacità di scegliere la propria via all'interno della via materiale, ma non solo di sceglierla, vedremo con quelli che sono stati i continuatori del pensiero di Jung, per esempio James Hillman, ma addirittura probabilmente di plasmarla. Ora, il fatto che ci sia una corrispondenza, cioè fra psiche e materia, e che psiche e materia siano due aspetti della medesima cosa, questo è stato raggiunto all'inizio del 1900 da Jung e da Pauli, in un ambiente, dobbiamo ricordare ragazzi, che è un ambiente strettamente occidentale, quindi tendenzialmente chiuso in un razionalismo estremo, e che tendenzialmente considera questo tipo di immagine come qualcosa di fantasioso, o comunque come qualcosa che esula dal concetto di spazio, tempo e causalità.
di conseguenza qualcosa che non può essere, come dire, sondato, così come aveva anche spiegato nel suo trattato filosofico Ludwig Wittgenstein in termini di no, la possibilità di non parlare di ciò di cui non si può pensare. Chiaramente le religioni orientali a cui si affaccia Jung, così come si sono affacciati alcuni suoi predecessori, si farebbero una risata e si fanno una risata ancora oggi alla scoperta che insomma ci possa essere una associazione che viene pian piano scoperta ai tempi di Jung e di Pauli, sia in contemporanea sia da quella che è la psicologia degli archetipi junghiana, sia da quello che è la prima fisica quantistica, cioè la probabilità che psiche e materia siano due aspetti della medesima cosa. Praticamente l'archetipo, che rappresenta una sorta di prototipo universale per le idee, è innato e integrato nella coscienza personale. Questa coscienza personale sembrerebbe essere un pezzettino di una sorta di coscienza universale che rappresenta una brana energetica dell'universo che sta al di fuori o prima, vedremo in maniera differente rispetto a quella che è l'emanazione materiale. Questo è un concetto che evidentemente non è assolutamente nuovo nelle religioni orientali e in particolare nella religione buddista, nei concetti del buddismo Mahayana, che vede l'universo praticamente materiale come un universo che è emanato in maniera successiva rispetto a un universo sottile che è fatto di tutta una serie di gioielli, questa è la descrizione simbolica, che si specchiano l'un l'altro e in cui ognuno è specchio di tutti gli altri, al di là della dimensione materiale. Questo sembra essere tranquillamente la descrizione di quelli, quei gioielli potrebbero essere le idee innate, le idee di colore, nazione, guerriero, amore, legame, tutto ciò che è all'interno della coscienza e dell'inconscio collettivo, descritto in maniera estremamente eccezionale da Jung e poi sviluppato ovviamente dai suoi successori, così come eccezionalmente James Hillman, di cui diremo due parole più tardi, ma in realtà non è un concetto nuovo. Prima dell'aggressione del razionalismo, quindi prima dell'arrivo della necessità di dare a tutte queste coincidenze qualcosa, il carattere di dipendenza dal caso e basta, in realtà fino almeno a Leibniz, pensatore eccezionale che aveva parlato di monadi unite l'uno all'altra a creare una sorta di brana spirituale dell'universo che precede l'emanazione materiale, c'era stata anche la visione ed eventualmente la riflessione che porta al concetto di generale di mana dell'universo, che era stata perlomeno intuita o rappresentata in maniera vaga, o come minimo era stato posto il problema anche da Schopenhauer stesso, insomma, pensatore esimio, pensatore che aveva sicuramente rivoluzionato la filosofia nella sua visione del tutto ciò che io posso vedere è una mia rappresentazione, e le sue dissertazioni sul destino degli uomini e su quelle che sono delle motivazioni, alla fine, cioè quelle che sono i tentativi di divinazione dell'uomo nel cercare una motivazione a tutte quelle mo al catene di cause che viaggiano verso un fine unitario ma non comprensibile, non spiegabile in termini pienamente temporali e spaziali, sono poi in qualche maniera concettualmente l'inizio di quello che potrà essere uno slancio della fisica quantistica in termini filosofici. Ecco, questi sono sicuramente alcuni punti, sicuramente Leibniz con le monadi legate l'una all'altra che assomigliano molto sia agli archetipi di Jung sia alle idee platoniche, insomma, in senso abbastanza similare, così come Schopenhauer nella rappresentazione dell'universo, che è una mia rappresentazione, e poi questa, come dire, riflessione su
su quello che è il destino degli uomini nel cercare di capire le motivazioni che stanno al di là della materialità, hanno fornito sicuramente un'unione innanzitutto di nuovo del mondo in termini di anima mundi unificata, che contiene tutti gli opposti, i contrari, contiene tutto il contenuto, probabilmente semplicemente a brane differente, ma ha lasciato praticamente, ha lanciato l'idea che poi Pauli insieme a Jung definirà effettivamente il ritorno al concetto generale di mana, cioè una sorta di energia spirituale che permea tutto l'universo in chiave estremamente sottile e che non è praticamente, non ha legami concreti in termini causali con il mondo materiale. Quali sono i legami che noi possiamo identificare? Qui arrivano le coincidenze significative. Le coincidenze significative, ragazzi, non sono praticamente il concetto come viene descritto da alcuni successori del nostro Jung, il concetto del mi soffio il naso e scoppio un dirigibile in cielo, piuttosto che anche quelle cose estremamente strane che potrebbero sembrare ricadere all'interno dell'esoterismo, ma in realtà non lo sono, sono semplicemente delle coincidenze statistiche del tipo io mi faccio fare una fotografia da una persona a Parigi nel 1920, tutte cose realmente successe e che vengono descritte in tanti canali anche, e poi praticamente ritrovo la stessa persona e chiedo alla stessa persona di farmi una foto dall'altra parte del pianeta, magari 40 anni dopo. Ecco, queste sono coincidenze che, seppur statisticamente difficili, sono statisticamente probabili. Le coincidenze significative di cui parliamo stasera, e quindi della sincronicità, sono quelle cose che mettono in legame praticamente la psiche, l'emanazione della psiche, il suo legame con quelli che sono gli archetipi e i simboli, con qualcosa di materiale che accade nel mondo. Quindi qualcosa che viene aggiunto alla fisica classica e viene in qualche modo unito all'interno della fisica quantistica proprio all'inizio del 1900. Per fare un esempio, ce ne sono tanti, una paziente che sta facendo una seduta con Jung e che riferisce di aver sognato uno scarabeo in un momento vitale estremamente fermo, scarabeo esempio tipico di rinnovamento della vita, e che poi questo scarabeo o uno scarabeo dorato addirittura appaia nello studio con Jung e la sua paziente mentre ne sta parlando. Oppure un altro esempio interessante, un paziente che racconta di aver sognato l'affogare di un suo parente e di aver tentato di salvarlo invano, piuttosto che una persona che ha sognato di praticamente un suo parente che è stato accoltellato e ucciso e si è svegliata di colpo con un incredibile dolore alla schiena. Sono praticamente dei moti della coscienza, dei moti del pensiero, dei moti del sogno che trovano una corrispondenza materiale all'interno del mondo reale in cui viviamo o che consideriamo essere reale. Ecco, queste coincidenze sono quelle coincidenze significative che spingono praticamente Jung ad analizzare quello che viene considerato il mondo degli archetipi e il mondo del cosiddetto sovrannaturale o dell'occulto, tutto ciò che è al di là, io direi quasi preternaturale, tutto ciò che è al di là del naturale, assieme anche a Pauli, a trovare praticamente una possibile spiegazione o perlomeno sollevare il problema all'interno del suo trattato relativo alla sincronicità. Lui va praticamente con Pauli a sviluppare un concetto che andrà praticamente ad arricchire la fisica e ad arricchire la visione del mondo, andando ad aggiungere quel quarto elemento che mancava soprattutto in Occidente e che sembrava praticamente essere il buco che non permetteva di dare una spiegazione a tutti quegli elementi di coincidenza che vengono fatti ricadere all'interno del semplice caso. Ragazzi, se sentite grattare, sono uno dei miei due gattoni che sta grattando sul suo trespolo altissimo, e vabbè, lo perdonerete, questa non è una coincidenza significativa, è la capacità dei gattoni di scegliere esattamente il momento sbagliato per far sentire, vabbè, va bene così, vi voglio bene lo stesso. Andiamo a
procedere, ragazzi, quel quarto elemento non dato all'interno della fisica è esattamente questo, ovvero abbiamo all'interno del legame di spazio e tempo, abbiamo la causalità, che è questo trittico, diciamo, è quello che rappresenta lo studio della scienza così come la conosciamo e della fisica, che tende a definire degli eventi all'interno del percorso di spazio-tempo che vengono nello stesso spazio però in istanti differenti, ovvero la causalità, c'è sempre una causa che produce, date le condizioni, un effetto. La sincronicità va a colmare il buco di tutti quegli eventi invece che accadono nello stesso tempo ma in luoghi diversi, e in particolare accadono, dice Jung, dice Pauli e alcuni studiosi che poi li seguiranno e alcuni, molti, dei fisici quantistici oggigiorno, vanno a colmare tutta quella serie di eventi che apparentemente hanno un legame fra un ambiente energetico differente dalla materialità e la materialità, quindi un rapporto fra l'ambiente psichico per Jung, per i fisici quantistici potrebbe essere un altrove che governa tutte quelle relazioni, per esempio l'annichilimento degli atomi a cui viene data una certa quantità di atomi che devono essere fatti sdoppiare, o meglio rompere, annichilire, viene fornita una certa quantità di energia, non si sa perché, cioè si sa che la causa dell'annichilimento di questi atomi sarà la quantità di energia che viene fornita al sistema, ma non si sa esattamente come mai alcuni di quegli atomi, date le stesse condizioni, dato il vuoto, incominceranno ad annichilirsi con tempi differenti e produrranno il proprio annichilamento con tempi differenti. Queste sono cose che al giorno d'oggi anche i fisici quantistici non riescono a spiegare e che spingono alcuni di loro a pensare che questa storia, questa questione delle coincidenze significative e che ci sia una brana energetica all'interno del nostro mondo differente e non visibile, ma che coincida in qualche maniera con quello che è il mondo materiale su scale diverse, sia effettivamente una spiegazione plausibile. Per esempio, noi abbiamo un mondo che viene spiegato in questo senso e viene praticamente presentato, viene data la possibilità di coincidenze significative in termini a posteriori rispetto a quella che è la rappresentazione dell'universo, per esempio, come abbiamo detto prima, proprio nel buddismo Mahayana, in cui abbiamo, questa è la rappresentazione in scala del tempio di Borobudur in Thailandia, un tempio estremamente importante per quello che è la rappresentazione dell'universo del buddismo Mahayana, e abbiamo le tre zone, Kama Dhatu, la vedete in rosso, la zona in arancione Rupa Dhatu e la zona Arupa Dhatu, che precisamente rappresentano praticamente il modo in cui, le zone in cui è diviso energeticamente il nostro universo, quindi la zona del desiderio, che è quella a cui teoricamente apparteniamo tutti noi, la zona della forma, arancione, e poi la zona senza forma, con una spinta al centro in quel vuoto di esistenza intrinseca che viene rappresentato e descritto dal buddismo. Quindi zona del desiderio, della sensazione, zona della forma e zona della mancanza di forma. Stranamente viene descritto da una serie di fisici quantistici, così come vengono in qualche maniera commentate i primi studi di Jung dallo stesso Pauli, praticamente sembra che all'avvicinarsi agli archetipi, all'allontanarsi da quella che è la zona materiale, per esempio, degli atomi, del loro sviluppo, ci sia una flessione, ci sia un allontanamento o un blocco del tempo e quindi un allontanamento dalla trama dello spazio-tempo. Questo è qualcosa di estremamente interessante che viene portato avanti sia da Jung sia da Pauli grazie alla sua preparazione filosofica, a dispetto del suo razionalismo, e anche grazie a questa depressione, a questa crisi mistica che poi lo avvicinerà a Jung e lo farà praticamente, gli farà descrivere quello che lui sente come qualcosa, come la sua psiche, dei moti della psiche che lui rappresenta come una sorta di attività
propria dell'anima, quindi lo sviluppo, il raccordo fra quella che è l'anima e i simboli dell'inconscio collettivo potrebbe praticamente generare un raccordo, potrebbe generare un legame con quelli che sono degli avvenimenti materiali all'interno della vita reale e creare quelle che noi consideriamo semplicemente e soprattutto nel mondo occidentale, a causa della nostra storia, come delle coincidenze legate semplicemente al caso. Io vi raccomando, tra l'altro, di approfondire anche quello che è la causa e il contenuto dei lavori di un filosofo ed esoterista argentino che si chiamava Miguel Serrano, un personaggio accolto, diciamo, in maniera piuttosto difficile dalla comunità internazionale, perché lui ha raccontato praticamente una versione di quello che lui chiama una sorta di hitlerismo esoterico, quindi ha avuto dei legami con il cosiddetto neonazismo occulto, ma che ha scritto, ha estremizzato il concetto di inconscio collettivo, dando una visione alternativa alla Seconda Guerra Mondiale, in cui praticamente Hitler sarebbe la rappresentazione dell'ultimo avatar di Vishnu che combatte contro le forze dell'oscurità all'interno di quello che è il Kali Yuga. Andate a vedere anche la puntata che io ho fatto su quella che è la cultura orientale, a partire la cultura induista in particolare, a partire dalla Dea Kali e dai suoi seguaci. Insomma, è stata una puntata piuttosto lunga e interessante. Vi raccomando di andare a studiare, ad approfondire questo rapporto che c'è fra questo rapporto che viene individuato da Miguel Serrano, al di là delle sue visioni storiche sul nazismo, eccetera, perché è estremamente interessante nell'andare a rappresentare ancora una volta quella che è una divisione fra un mondo praticamente degli dèi che abiterebbero in zone in cui c'è prima la forma, come quello che abbiamo visto prima, del universo Mahayana buddista, e poi addirittura l'assenza di forma, il vuoto di esistenza intrinseca, e quelle che sono invece le forze materialiste, poi ovviamente da lui sviluppate anche in termini politici, che non andrò a spiegare qui e non andrò ovviamente ad approfondire per quelle che sono le implicazioni di questo tipo di discorso. Però è sicuramente uno studioso che ha dato un contributo, estremizzandolo, a quello che è il concetto delle idee, degli archetipi junghiani, che serviranno praticamente come collegamento per identificare la base, la forma di partenza, di collegamento della psiche umana con degli eventi esterni, e quindi la spiegazione alle nostre coincidenze significative, a quelle che tendenzialmente verranno chiamate da Jung coincidenze significative, perché è un termine completamente nuovo e riassunto poi insieme a Pauli all'interno del titolo della nostra puntata, cioè la sincronicità, insomma, qualcosa di estremamente importante, perché va effettivamente a riportare indietro la ricerca, fuggire un pochettino dal razionalismo, tornare al discorso della brama energetica, che praticamente sarebbe precedente alle emanazioni materiali, e dare finalmente a una sensazione a queste coincidenze che, pur non avendo teoricamente, non essendo spiegabili con dei presupposti psichici razionali, a meno di non riconoscere che non sappiamo che differenza ci sia fra materia, spirito e psiche, nello sviluppo e nella mutabilità di spazio e tempo, ma hanno sempre un senso, cioè non sono legate dalla corrispondenza temporale, ma sono legate da una corrispondenza di tempo. Ricordatevi quegli esempi. Per esempio, c'è un altro esempio estremamente interessante di Jung che va a pranzo. Questo è estremamente interessante per definire la differenza fra coincidenze significative e una visione archetipale di Jung. C'è Jung che a pranzo con una sua amica, questo è un altro evento reale,
va a pranzo con questa sua amica e gli chiede praticamente della sua rabbia, la rabbia che può stare provando a causa del fatto che la sorella ha appena perso un figlio. Ora, questa sua amica gli dice di insomma che non vorrebbe parlare di questa rabbia, non vorrebbe esporsi, non vorrebbe spiegargli quello che sta provando effettivamente. Jung la presserà, Jung le dirà di parlargli di questa rabbia, la presserà, farà in modo di tirarle fuori delle parole. A un certo punto questa sua amica urlerà: smettila, a Jung. In quel momento nel ristorante si spezzò un piatto qualche tavolo più in là. Jung spiega questo avvenimento reale, quindi questo spezzarsi di un piatto, con diverse forme della spiegazione, dalla razionale a quella relativa alla sincronicità. Lui spiegherà: c'è la possibilità che dal punto di vista energetico la voce in termini di vibrazioni sia andata a spezzare il piatto. Versione numero uno, estremamente vicina al razionalismo. C'è una versione un pochettino più occulta, che è quella della voce che è andata in termini energetici a raggiungere le fibre del piatto in termini di diversi livelli di energia nell'universo e l'ha spezzato. E poi c'è una rappresentazione archetipale, una spiegazione di tipo sincronistico, che è quella che lui dà effettivamente, cioè la rottura della relazione parziale con la sua amica dovuto al suo insistere è stata simbolicamente manifestata all'interno della realtà con la rottura di un piatto, che è qualcosa di molto simile a quello che avvenne quando lui litigò con Freud in relazione alle sue nuove teorie della psicologia analitica, e che praticamente portarono a cadere dei tomi all'interno dello studio in cui stavano discutendo, i due forti schianti di natura non comprensibile, ma che sembravano essere schianti simili a quelli di un terremoto, associati anche lì probabilmente, secondo Jung, a quella che è stata la discussione e quindi la rottura dei rapporti fra Jung e Freud, qualcosa veramente di ragazzi, telefoni, non si chiama, vediamo chi è. Pronto? È lo zio Lu, ragazzi, ovviamente. Senti Lu, ti metto in viva voce perché non mi aspettavo. Era un po' sì, infatti, ti metto in viva voce, guarda. Ti metto in viva voce come al solito. Vai Lu, incredibile, lo zio Lu che è andato. Vai Lu, sei in viva voce. Sì, buonasera a tutti. Ho chiamato direttamente perché insomma era un po' che non ci sentivamo e mi fa piacere di fare così un'interruzione, ecco, come nelle puntate di Domenica In. No, volevo dire che stai facendo un ottimo lavoro, però stai togliendo un pochettino di spazio a quello che è insomma la mia interpretazione teatrale nel mondo. Sono contento perlomeno che hai parlato di Miguel Serrano, che hai visto? Ci ha rimesso al centro e ha dato un'interpretazione giusta, ecco, di quel fellone, di quel personaggio che c'è lassù, quel personaggio là delle religioni abramiche. Lo so bene, Lu, lo so bene. Questo, scusami un attimo, Lu, questo è, ragazzi, perché ha scritto anche un libro con un'interpretazione della posizione di Gesù in termini di profeta, eccetera, Miguel Serrano, che è molto molto interessante. Si chiama Il figlio del vedovo, un libro molto interessante. E vabbè, però secondo me è anche un po' fuori tema. Insomma, ho fatto questa divagazione perché mi piace, ma è un po' fuori tema, Lu, questa roba qua, ecco. Ma sarà fuori tema un pochettino, però insomma hai fatto bene. Ecco, questa puntata è molto molto interessante, però Teo... Grazie Lu. Non dirgli troppo, se gli dici tutte queste cose qua, poi loro si allontanano anche dal concetto di
peccato, di colpa, di pena. E, ma devono, lui! Insomma, sai lo sforzo di marketing che io devo fare per rimettermi a posto? Insomma, dai, non esagerare. Sei un paraculo, l'hai sempre fatto, lo devi fare quello sforzo, per cui, cioè, tutto sommato, vabbè, adesso ne diremo delle altre. Comunque ti ringrazio di aver chiamato direttamente, non me lo aspettavo proprio. Grazie mille, Lu, grazie. Anche alcuni amici che, insomma, richiedevano la tua presenza. Con la nuova stagione è tornato anche lui, insomma, a fare visita. Questo mi fa molto piacere. Va bene, dai, saluto tutti i miei amici che mi seguono, tutti i miei fan, come Sandra Milo. Bene, dai, sono stato contento di chiamarti. Mi raccomando, tieni una bella linea retta. Io vi saluto, ragazzi, e vi lascio in mano di questo simpaticone del Teo. Mi raccomando, una maledizione globale a tutti. Buona serata. Ragazzi, ci ha incredibile, una telefonata, vabbè, per la nuova stagione, me lo sarei dovuto, insomma, potevo aspettarmelo, ecco, mettiamola così. Comunque, vabbè, grande Luca ha fatto questo intervento e mi ha anche sgridacchiato perché secondo lui non dovrei dirvi molto. Vabbè, andiamo avanti in realtà, andiamo a martellare con la sincronicità. Questi eventi particolari, insomma, abbiamo appena descritto quello che è stato un evento, due eventi anzi, a cui ha partecipato direttamente Jung e a cui ha dato una spiegazione di tipo sincronico. Lui non aveva particolare, come dire, fiducia nel mettere il piede a pieno nel mondo occulto e nel mondo sovrannaturale, proprio perché pensava intanto di non avere le nozioni determinate per poter spiegare e introdursi all'interno di un ambiente che pareva poter pendere direttamente troppo all'interno di quello che veniva chiamato effettivamente esoterismo, per quanto lui con la divinazione, con quelli che sono i simboli anche all'interno delle carte dei tarocchi e soprattutto dei Qing, ci ha sempre visto un collegamento della psiche con gli archetipi e poi la capacità di poter ritrovare degli eventi all'interno della vita. Quindi è in questa maniera che sostanzialmente dovrebbero funzionare le forme di divinazione. Ma è stato spinto da Pauli, che dopo questa sua crisi spirituale sostanzialmente lo ha invitato a descrivere questo tipo di eventi, addirittura si è autoinvitato a poter collaborare per descrivere questi eventi, anche perché dovete sapere che Pauli era vittima di una cosa che venne chiamata un po' come una sorta di iettatura, era vittima di un effetto che venne poi in maniera comico-sarcastica definito l'effetto Pauli, e che secondo Jung era la rappresentazione di un'altra forma di sincronismo, di sincronicismo, scusate, che sostanzialmente Pauli, quando entrava negli studi dei suoi colleghi fisici che avevano delle apparecchiature tecnologiche, data la sua fortissima non adesione o non fiducia nei confronti della crescente tecnologia, e non gli si può dare tutto questo torto, praticamente una marea di strumenti smettevano di funzionare. Smettevano tecnicamente di funzionare, fisicamente avevano degli sballi, praticamente ogni volta che Pauli si presentava in certi ambienti veniva praticamente allontanato, perché c'era questo tipo di effetto, era come se fosse un perturbatore umano di effetti materiali, probabilmente in termini di sincronicità, pensò Jung. Gli si avvicinò Pauli a Jung, incominciò a descrivergli alcuni dei suoi sogni, le ne descrisse alla fine fino al 1500, poi affidato a una sua assistente, e trovarono una marea di corrispondenze, andando a fondare, oltre a scrivere, a buttare giù quelli che saranno le basi per il libro del 1952, in cui viene sollevato il problema della sincronicità, ovvero la sincronicità come principio di relazioni non causali, acausali, pubblicato con Pauli in un volume in cui si spiegherà praticamente il rapporto che c'è fra natura e psiche in questi termini, arriveranno a teorizzare anche tutte quelle che sono
sono le forme di cervello come antenna, cervello come capacità di ricezione di questa forma, di questo mana energetico che è diffuso lungo tutte le brane dell'universo in maniera anticipata rispetto alla materia, è in grado praticamente di andare a creare tramite il sogno, tramite il pensiero, quindi tramite addirittura la capacità di plasmare effettivamente la realtà, che ha delle similitudini con il concetto dell'universo, il mondo è una mia rappresentazione che abbiamo visto con Schopenhauer, in questo caso in termini più materiali, andrà a sviluppare il concetto dell'intervento del cervello come antenna all'interno della creatività, per esempio artistica, delle scoperte scientifiche, di tutto ciò che viene praticamente sviluppato attraverso il sogno. Quindi il sogno non è più un posto in cui non sappiamo dove stiamo andando e non sappiamo effettivamente che tipo di mondo sia, e lo consideriamo come un mondo del caso o di associazioni casuali del pensiero, ma è un mondo invece in cui hanno vita effettivamente queste corrispondenze, queste coincidenze che secondo Jung sono casualità ma ripiene di senso. Quindi non sono casualità semplicemente nel tempo, ma sono casualità che hanno un riferimento di tipo sensibile e hanno un riferimento di senso legato a tutti i singoli archetipi dell'inconscio collettivo che vanno sviluppandosi, che vanno crescendo, che vanno eventualmente esaurendosi in funzione di come la specie umana si evolve e di come la specie umana in particolare controlla il pensiero di massa, quindi la comunicazione di massa, inconscio collettivo. Questo è estremamente importante perché i simboli diventano anche rappresentazione della possibilità di ciò che lasciamo ai nostri posteri, ma diventano anche la rappresentazione di ciò che facciamo effettivamente in termini psichici, andando a modificare a tutti gli effetti la realtà. Questo Jung non lo dirà mai in termini chiari, cioè in maniera chiara e tonda, però il fatto che il tempo esista soltanto in relazione allo spazio e al cospetto di un'entità cosciente, quindi al cospetto di un'entità con un cervello cosciente, con una coscienza, e rallenti praticamente fino al cospetto dell'archetipo, capite che qui ha una corrispondenza precisa con il mondo del buddismo Mahayana, quindi quell'annullamento prima della sensibilità, poi della forma per arrivare al vuoto di esistenza intrinseca, ha un parallelo con quella che è la fisica quantistica, laddove non si sa esattamente la motivazione per cui esiste una atemporalità e un rapporto nell'entanglement quantistico delle particelle che non è determinato dallo spazio e dal tempo, e c'è un parallelismo praticamente con questo processo della natura che lui chiama il processo delle coincidenze significative, che agiscono quindi al di fuori dello spazio-tempo, perché agiscono esattamente laddove c'è una corrispondenza fra la mente e il mondo materiale, che ha un legame semplicemente relativo al senso e non allo spazio-tempo. Quindi è qualcosa di clamoroso, ed è qualcosa di clamoroso che sia stato sviluppato in maniera efficace da probabilmente il più grande rivoluzionario psicologo, analista, dopo ovviamente la nascita con Freud, eccetera, e prima di Hillman, e da un razionalista, da un fisico quantistico eccezionale come Pauli, che non solo ha avuto una crisi mistica in relazione a quella che è la forma dell'animo, quella che potrebbe essere la natura dell'anima, ma oltretutto aveva anche in qualche maniera, ogni volta che entrava in uno studio tecnologico, andava a mettere in difficoltà questi strumenti, perché in qualche maniera lui interveniva come antenna su queste cose senza riuscire a spiegare in maniera casuale, in maniera causale, perché. Quindi al di fuori della causalità. Le esperienze quindi parapsicologiche, la telepatia, la telecinesi, le forme di divinazione che comprendono uno o più archetipi, quindi che comprendono queste immagini archetipali dell'inconscio collettivo, confermano per Jung il concetto di sincronicità. Ogni volta che tiriamo fuori una carta dei tarocchi e che vediamo che ci può essere una corrispondenza fra quel simbolo e una rappresentazione materiale del mondo come si plasma.
Potrebbero essere, e questa è una frase secondo me estremamente importante, questa ve la cito così com'è, da parte di un ricercatore all'interno della fisica quantistica e all'interno della psicologia evolutiva, Philip Hopke, adesso ve lo faccio vedere, vivente anche lui, potrebbe essere la sincronicità come segnali simbolici di evoluzione spesso in condizione di passaggio o trasformazione della vita di cui potremmo non vedere il bene, ma almeno capirne la coerenza. Cioè, stretti come siamo all'interno del mondo in cui dobbiamo definire il bene e il male, spesso abbiamo una, come dire, capacità solo legata alla causalità di definire ciò che è bene e ciò che è male in funzione della nostra vita materiale, ciò che è bene e ciò che è male in funzione per esempio di ciò che è fatto bene piuttosto che di un crimine, ma non riusciamo a vedere tutte quelle catene quindi di cause ed effetti che funzionano in maniera lineare che già ci aveva descritto Schopenhauer stesso, alle quali praticamente in questo momento senza la forma del pensiero del tutto unito, quindi dell'unus mundus che Jung, Pauli e poi Hillman insieme al pensiero orientale con i presupposti di Schopenhauer hanno finalmente riportato all'interno, riportando tutta quella materia a casa dal mondo di ciò che viene considerato semplicemente sovrannaturale, preternaturale, qualcosa insomma da dare in mano agli stregoni, ammesso che gli stregoni non ne capiscano già decisamente alla pari di quello che capiscono gli scienziati, e noi ancora questa cosa dobbiamo accettarla, e forse la fusione di fisica quantistica e di psicologia della sincronicità potrebbe finalmente dare una risposta nel corso degli anni a questo tipo di visione. Come ho citato nel video che ho fatto per presentare questa premiere di questa sera, nel piccolo short, Hillman, grande genio che ha fatto una revisione totale della psicologia, vi farò vedere anche un paio di libri dopo, James Hillman, e che ha rivisto praticamente la rappresentazione archetipale junghiana portandola addirittura agli estremi, il bene e il male rappresentano il modo in cui la psiche si collega a questi archetipi, che possono essere giustamente, possono essere archetipi della salute, così come possono essere archetipi dell'infermità, o meglio, infermità dell'archetipo, quindi una sorta di malattia psicologico, razionale, materiale, che deriva da quell'ambiente energetico dell'universo. Questo è bellissimo, perché quella sorta di anormalità degli dei che veniva descritta nel Pantheon dei Greci, quel peccato originale che viene descritto all'interno del mondo abramitico, beh, può avere un significato da questo punto di vista particolarmente chiaro all'interno della sincronicità, laddove il cervello funziona come una radio di ricezione di alcuni punti in cui si condensa quel mana dell'universo, quella forma energetica originale senza forma dell'universo. Il cervello ne trae praticamente informazione e la condensa nella nostra realtà. Quindi siamo sempre in armonia con questi archetipi, secondo James Hillman, sia quando siamo tormentati, sia quando stiamo male o agiamo praticamente secondo le nostre i nostri peggiori impulsi, sia quando ci troviamo all'interno di uno stato di grazia quasi vicini a ricercare quella evoluzione di karma, ok, che ci potrebbe portare al di fuori del mondo della sensibilità, e quindi il mondo del desiderio, che torniamo al discorso insomma del Buddha. Vedete che è estremamente incrociata questa cosa, ma finalmente questo è il punto. Jung e Pauli e poi una serie di persone fino a Hillman e ancora oggi ci stanno dicendo che praticamente non può esistere comprensione totale dell'universo se non comprendiamo, se non ci apriamo almeno alla possibilità che esista una sorta di zona spirituale
una sorta di anima mundi che comprende questa zona spirituale, una zona materiale, conforma o non conforma, che siano praticamente assieme, e come le brane della teoria delle stringhe all'interno dell'universo, ci sono dei punti probabilmente in cui la grande sensibilità psichica del nostro cervello va a incontrare dei punti, delle cuspidi di estrema sensibilità energetica di questa brana di mana, insomma di questa forma, di questa sorta di zona di energia più sottile rispetto alla materialità, e in quei punti dove si incontrano c'è la sincronicità, c'è la coincidenza significativa. Tutte le volte che noi andiamo a sentire qualcosa, senza inventarci di aver sentito per forza una coincidenza significativa, come diceva Jung, ma ogni volta che vediamo una corrispondenza fra psiche e mondo materiale, che non può essere spiegata in maniera causale, beh, prima di andare a dire è il caso, che significa praticamente dire non so che cazzo è, e quindi è facile poi cadere nelle mani delle religioni intese, insomma, quelle che hanno delle istituzioni e che vi dicono che potete andare in paradiso o all'inferno in funzione delle vostre azioni. Nella realtà dei fatti, l'universo, il destino, la possibilità di plasmare la vostra realtà, chissà che non sia effettivamente nelle nostre mani, come ci dicono le religioni orientali. Ok, ragazzi, chissà che non sia effettivamente nelle nostre mani, e che grazie a questa radio affinata che abbiamo per collegarci all'universo globale, generale, a quella spiritualità che permea tutto, chissà che non siamo effettivamente nelle mani, che non abbiamo nelle mani la capacità di plasmare il nostro destino, e che solamente capendo qual è il legame, con quali archetipi abbiamo il legame, l'archetipo della guerra, l'archetipo del combattimento, dell'amore, dello scontro, l'archetipo dell'invidia, l'archetipo della grandezza, l'archetipo della scoperta, in funzione di quali archetipi noi siamo principalmente, come dire, sincronizzati in questa sincronicità, beh, allora si svilupperà la nostra vita secondo diverse vie, che è troppo, troppo, troppo facile definire semplicemente con il pregiudizio religioso o sovrannaturale, e ancor di più è troppo facile, come diceva Hillman, andare a definire con un pregiudizio di tipo clinico. Ok? Questo è il contenuto che io volevo portare a voi questa sera, che è un contenuto, secondo me, ovviamente estremamente vasto, estremamente ampio, ridotto in quello che poteva essere la rappresentazione di una prima puntata della botteguccia dei sigilli, ma estremamente da approfondire. Ovviamente, oltre ai due libri che vi ho già fatto vedere, in cui si approfondisce proprio questo quarto incomodo, diciamo, sincronicità che sta fra spazio e tempo in una relazione con la causalità, che va a spiegare tutte quelle zone che noi tendenzialmente in questo momento o spieghiamo con il caso o spieghiamo con divinità, di cui non possiamo assolutamente dimostrare l'esistenza, a meno che non le identifichiamo come divinità intesa come la Brahma energetica dell'universo che si sovrappone alla materialità, quindi un tutt'uno. Vi ho già fatto vedere questo libro, insomma, La sincronicità di Carl Gustav Jung. Vi ho fatto vedere un libro molto interessante relativo in particolare alla divinazione e sincronicità, scritto da una discepola e approfonditrice del contenuto della sincronicità di Jung, Marie-Louise von Franz, Divinazione e sincronicità, Psicologia delle coincidenze significative, un libro meraviglioso. E poi vi faccio vedere, anche per andare in chiusura, ovviamente la revisione della psicologia a Delphi di James Hillman, in cui tutto ciò che è il rapporto della psicologia con gli archetipi diventa
una effettiva ricerca che si allontana quanto più possibile dalla materialità e dal materialismo di quell'origine, come dire, solo sessuale di Freud, e vada ad approfondire a tutti gli effetti quella che è la psicologia analitica di Jung, qualcosa di eccezionale. Vi faccio vedere, ovviamente, che vale la pena di andare a leggere, ma immagino che possiate conoscerlo, insomma, Un problema dell'inconscio nella psicologia moderna, è un po' la base di quello che è l'inconscio e gli archetipi, e la brama di questi archetipi, di questi gioielli, per dirlo alla buddista, che si guardano l'un l'altro e comunicano l'un l'altro in questa brama energetica che sottesa alla materialità. E poi vi faccio vedere anche quei due libri di Miguel Serrano, Adolf Hitler, L'ultimo avatar. Sono libri decisamente un po' estremi, però rappresentano una revisione della versione del combattimento fra Vishnu, uno degli avatar dei antichi dei legati all'arianesimo, contro l'oscurità del Kali Yuga, cioè il periodo di oscurità che stiamo vivendo, in due volumi, Adolf Hitler, L'ultimo avatar di Miguel Serrano, che peraltro ebbe lunghe e lunghe dissertazioni in relazione agli archetipi e in relazione a quello che è lo sviluppo della cultura induista nel nostro tempo, ovviamente declinata alla maniera di Miguel Serrano. Ragazzi, questa puntata, questa prima puntata della nuova stagione della Gotteguccia dei Sigilli è giunta al termine. Io sono aperto a ogni domanda e suggerimento. Spero che la puntata, nel suo trattare un argomento molto largo, avrà avuto qualche piccola ripetizione, ma insomma, nel trattare un argomento così largo e così complicato, nel mettere assieme scienza e occulto, fra virgolette, psicologia, vi sia piaciuta, perché effettivamente è una puntata decisamente piena e densa di contenuto. Per ogni domanda, per ogni suggerimento, anche per le prossime puntate di questa nuova stagione, io ovviamente sono qua, e anche per ogni comunicazione. Mi raccomando, andate a mettete un like al video e unitevi al canale, eccolo qua, non riconosco mai mettete un like e unitevi al canale Crack Apart, con i suoi contenuti di cinema e tutto ciò che sono le piccole pillole che vi fornisco settimanalmente, anche le riedizioni delle vecchie puntate che sto facendo giorno per giorno. E vi aspetto ovviamente con tutti i nuovi contenuti martedì prossimo con il cinema, giovedì prossimo con una nuova puntata della nuova stagione della Botteguccia dei Sigilli, e giorno per giorno con piccole chicche. E sono disponibile, venite a cercarmi anche su Instagram, dove ci sono le mie opere d'arte e quant'altro. Siete i benvenutissimi. Andiamo con, per la prima volta, con la sigla finale della Botteguccia 2024. Ciao ragazzi, buonanotte.